Ciao, in questo video andremo a vedere come migliorare tramite una routine specifica di esercizi che faremo insieme tutte quelle che sono le problematiche, quindi o il dolore o la sensazione di forte tensione e contrattura muscolare, diciamo a livello di metà schiena circa. A volte questo problema viene indicato come, viene chiamato dorsalgia, a volte indica una zona un po' più alta, ma in ogni caso parliamo di tutte quelle problematiche o di forte tensione della zona o di vero e proprio dolore quando facciamo il movimento. Chiaramente si tratta di problemi che molto spesso colpiscono chi sta molto seduto. Perché? Perché quando sono seduto, tipicamente in questa posizione, quella è una zona dove si va a scaricare. Ma non è sempre vero. In realtà molto spesso la tensione e il dolore a metà schiena colpisce chi non sta particolarmente seduto. In questo video scopriremo anche perché. Perché ci sono dei motivi molto spesso legati anche alla tensione nervosa. L'idea di questo video mi è stata data dall'intervista che ho recentemente fatto ad un mio utente, dove mi ha parlato di un problema come questo, che ha risolto grazie a una serie di esercizi come quelli che vedremo, che era arrivato a dargli enormi problemi a fare pochi passi di corsa. Questo per dire, anche se parliamo soltanto di tensione muscolare, non è detto che non possiamo parlare di dolori molto intensi e di limitazioni molto forti. Bene, allora andiamo a vedere di quali muscoli parliamo e come andiamo a lavorarci. Se il video ti sembra interessante, lascia un mi piace, iscriviti ai miei canali. Non dimenticare anche di guardare i link nella descrizione del video perché ci trovi una serie di approfondimenti. Bene, andiamo allora a vedere la routine. Questa routine andrà a colpire e a sensibilizzare alcuni muscoli molto particolari. Primo muscolo che andremo a colpire e sensibilizzare è sicuramente il diaframma, importante muscolo di metà schiena e muscolo molto molto collegato a quelle che sono le nostre tensioni emotive. È per questo che questo genere di problema non capita soltanto a chi è molto seduto, capita di più a chi è molto seduto, ma non solo, capita anche a chi accumula molta tensione emotiva perché va a contrarre il diaframma. È chiaro che chi accumula molta tensione emotiva e sta molto seduto è chiaramente un soggetto più a rischio. Andremo poi a colpire lo psoas, muscolo molto molto famoso di cui ho parlato tanto e che si incastra fondamentalmente nel diaframma e ci lavora in coppia, e poi andremo a lavorare sui pettorali e sulla mobilità delle spalle perché anche quelle sono una importante componente della postura. A proposito di postura, questa routine, questi esercizi sono tratti dal mio videocorso completo La postura non basta, un videocorso dove insegno tutte quelle che sono le strategie possibili e personalizzabili per migliorare la postura e non soltanto, anche per migliorare lo stato di forma generale, come dice poi il nome stesso, postura non basta. Trovi tutte le indicazioni sul videocorso se ti interessa, naturalmente nel link allegato alla descrizione del video. Iniziamo e ripeterò ogni esercizio una volta e poi se vorrai andrai a ripetere la routine più volte. Una volta va benissimo se sei sugli inizi, se è una situazione abbastanza dolorante, e poi potrai rimandare indietro il video e rivedere altre due o tre volte e rifare più volte la routine, direi dalle 1 alle 4 volte. Bene, allora per colpire il diaframma in un modo un po' diverso dal solito, che non sia soltanto la classica respirazione diaframmatica che va benissimo, però andiamo a cercare di fare qualcosa di leggermente diverso. Andiamo a inspirare cercando di gonfiare il torace, quindi di espandere il petto, e cerchiamo di svuotare, che la parte importante è questa, svuotare completamente, buttare fuori completamente l'aria. Fuori. Fuori, finché non mi viene da inarcare la schiena, cosa che naturalmente non andrò a fare. E facciamo 5 volte, bei respiri, bei profondi, e fuori, massima espirazione. Fuori. Svuoto la pancia, svuoto il torace. Ancora, concentrare nel torace, qui coinvolgo più i muscoli toracici, e fuori, svuoto completamente, svuoto. Ancora uno, gonfio, espando, fuori tutto.
Per raggiungere una sensibilizzazione anche dei pettorali, ripetiamo altre 5 volte con le braccia indietro, ok? Braccia in posizione comoda. Più sono larghe, più sono in posizione comoda. Vogliono una posizione di piccola, diciamo, piccola scomodità, piccola tensione le braccia, ok? E altre 5 volte stessa cosa. Fuori, 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 fuori. Dentro e fuori. Rilasso, 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 rilasso. Dentro e fuori. Rilasso, 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 rilasso. Benissimo. Ancora un paio. Fuori, 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 fuori. Completamente. Bene. E fuori. E fuori, 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 fuori. E stop. Benissimo. Ok, ora andiamo a cercare di colpire il diaframma in un altro modo, ovvero portando in tensione il costato e facendo delle belle respirazioni. Quindi portiamo in tensione il costato portando indietro le spalle e scendendo lateralmente. A questo punto tirerà un po' questa zona. Se ho molta tensione, se la sento ho un po' di fastidio lombare, stop qui. Altrimenti braccio indietro alla testa e gomito all'indietro, gomito in apertura. Tre respiri, bei profondi. Uno. Due. Tre. Rilasso, rilasso, rilasso. Qui non vado proprio a fare tutto, 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 tutto completamente fuori, non voglio portare troppa tensione su queste strutture. Dall'altra parte, le spalle bene indietro. Fuori, 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 fuori. Ancora. E diamo ancora uno per lato, indietro le spalle, ancora una serie da tre, diciamo. Dietro, gomito apro, altrimenti se avevo già tensione così, braccio lungo il fianco. Rilasso, rilasso, rilasso. Posso appoggiare la mano qui, se avessi troppa tensione sulla zona lombare, appoggio, mi sostengo. Voglio mettermi in una posizione di rilassamento, non una posizione di eccessiva tensione. Cambio. Lenti nel risalire, perché ho portato in tensione la zona lombare, non voglio riservarle brutte sorprese. Bene, sciolgo un pochino e intanto che siamo qui andiamo a lavorare sulla mobilità delle spalle, ok? Come facciamo ad andare a lavorare sulla mobilità delle spalle? Spalle indietro, braccia indietro e chiudiamo in alto, in questo modo. Dove arrivo, arrivo chiaramente. Ognuno di noi chiude in un punto diverso, perché a un certo punto più di così non vado, dovrei andare in avanti per chiudere. Invece voglio rimanere più indietro possibile. E devo chiudere qua, le braccia bene diritte, benissimo, chiudo lì, facciamo una decina di volte. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque.
9 e 10 e stop. Andiamo adesso a vedere qualche esercizio sullo psoas, muscolo molto importante, ci ho anche dedicato diversi video appositi. Andiamo un attimo dal più semplice al più difficile, in modo che se l'ultimo ti risulta troppo difficile puoi saltarlo. Iniziamo dal semplice allungamento, schiena diritta, mi metto in questa posizione appoggiato su qualcosa di morbido, schiena diritta, piego in avanti, per respiro, forte tutto fuori e torno su, vado giù, schiena diritta, e torno su, vado giù, schiena diritta, dentro, 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 e torno su, vado giù, schiena diritta, spando più che posso, e ancora uno, schiena diritta, e fuori tutto. Se ho fatto i conti giusti, quando sto inspirando completamente sento che cambia la tensione della gamba davanti. Andiamo dall'altra parte, dritta bene la schiena, scendo in questo modo con la schiena diritta, e torno su, giù con la schiena diritta, e torno su, giù, schiena dritta, ancora, e qui, e torno su. Andiamo adesso a mixare i due esercizi di prima, ovvero la tensione del torace, la tensione del costato. Quindi, schiena diritta, scendo e porto il braccio dietro. Se me la sento, inclino anche un pochino, ok? Altrimenti posso rimanere con la schiena diritta. Mi appoggio. Tre respiri circa. Più che bene. Cambio. Posso appoggiarmi sempre a qualcosa, un muro, una parete, qualsiasi cosa. Schiena diritta, braccio dietro, se voglio inclino. Andiamo poi all'ultimo esercizio. Volendo potrei fare altre serie di questi esercizi, non voglio dare troppo carico soprattutto per chi è un po' dolente, magari non molto in forma, volendo potrei fare più serie, ma una ottima opzione, come dicevo, quella di ripetere la routine più volte, quindi ho dalle 1 alle 4 volte. Ultimo esercizio, un pochino più tosto, ok? Stavolta il piede rimane puntato dietro, schiena diritta, mi appoggio a qualcosa se voglio, schiena diritta, mi sollevo appena appena. In questo modo e tengo circa una ventina di secondi. Sono appena appena sollevato, la gamba dietro cerco di raddrizzarla e ho appena appena staccato il ginocchio da terra. 20-30 secondi, andiamo più che bene. Se voglio sono appoggiato, cambio. Tac. Posizione di leggero fondo in avanti. Punto il piede, schiena diritta, stacco. Se ho bisogno di qualcosa per appoggiare, come in questo caso, se no non ho equilibrio, tengo. Sempre bei respiri profondi.
e giù, stop. E con questo esercizio di simulazione dello psoas la routine è completata, posso, se voglio, ripartire dal primo esercizio. Bene, quindi questi erano gli esercizi, questa era la routine. Mio consiglio di ripeterla una volta al giorno, nel momento della giornata, come sempre, come indico sempre nei miei video, in cui in genere hai meno fastidio, non in cui hai più nel momento in cui hai più fastidio, perché il momento in cui hai più fastidio è il momento dove c'è più infiammazione, e il momento dove c'è più infiammazione non è il momento migliore per eseguire gli esercizi. Ti ricordo anche di andare a guardare il link nella descrizione del video, dove trovi tutte le informazioni sul mio videocorso La postura non basta. Come abbiamo detto, questo è un problema che molto spesso ha a che vedere con la postura, ma non solo. Io ho fatto questo videocorso che si chiama La postura non basta, dove descrivo tutta una serie di procedure personalizzabili su come migliorare la postura, ma anche tutto quello che a mio avviso è più indispensabile per migliorare tutto il resto, cioè per migliorare lo stato di forma generale e lo stato tensivo, che sulla postura incide tanto, tanto, tanto. Trovi tutte le informazioni nei link allegati alla descrizione del video. Grazie dell'attenzione, ci vediamo alla prossima.